E questo è interessante perché la letteratura è fatta di questo, no? Cioè dice la verità, ma c'è questa ambiguità tra la realtà vera, cioè quello che il giornalismo di solito fa, e l'immaginazione. E poi quello che è bello nei personaggi letterari, che a me piace moltissimo, è la libertà. Cioè nel senso che per un giornale io faccio anche molte volte delle interviste, ma devo sempre intervistare delle persone note, delle persone che hanno fatto qualcosa di importante o di significativo. Invece i personaggi di un romanzo possono essere chiunque, il più umile delle persone, il più sconosciuto, così come il più famoso. E questo è grazie molto anche alla lezione di un grande scrittore francese, Flaubert, che ha scritto il libro famoso Madame Bovary, in cui per la prima volta nella letteratura, invece di parlare di grandi famiglie, di principesse, di non so che, parla di una donna borghese, semplice, moglie di un medico di campagna che si invaghisce e così. E quindi è la prima volta che un personaggio molto famoso di romanzo, Emma Bovary, è una persona qualunque, no? E quindi questo è abbastanza affascinante perché appunto c'è questa libertà, no? E il piacere di prendere una persona, immaginare, prendere, no? Una persona qualsiasi e farla diventare un personaggio. E uno spera, se per esempio voi leggerete questo libro, spera che almeno una di queste donne, una di queste storie vi rimanga o vi faccia pensare, uno dica no, non sono d'accordo, sì, sono d'accordo, insomma che susciti qualche cosa, perché questo è lo scopo in fondo di chi scrive, no? Cioè di suscitare qualcosa nei lettori. E io ci tengo molto che i lettori si ricordino almeno di uno dei miei personaggi.